I tifosi su una domanda particolare. Sappiamo tutti che Rumignani ha già deciso di cambiare squadra e molte sono le voci su quella che possa essere la prossima destinazione dell'allenatore attuale del Teramo l'anno prossimo. Io vorrei porgere una domanda specifica. Secondo voi, avete qualcosa da recriminare a Rumignani, o se no perché? Cominciamo da Mario, così ricominciamo un po' il giro delle domande. Ha fatto un lavoro bene, lui al tornare a Terni fa molto bene e riuscirà a vincere il campionato. E ha centrato l'obiettivo, quindi nulla da recriminare nei confronti dell'operato, neanche di queste ultime giornate su tutta la ridda di voci che si danno. Tutte le squadre fanno il rilassamento, però non c'è niente da recriminare. Ritorniamo anche al signor Camillo. Rumignani ha fatto un bel lavoro a Teramo, alla squadra tutta, però non ha legato col pubblico. Non so perché, a parte per me è una gran brava persona, lo conosco, mio un amico, ma non ha legato con lo sportivo. I motivi forse di questo non legame? Non so, forse è colpa dello sportivo che ha bisogno, non so, dell'allenatore che gli sia vicino, che ci parli, mentre invece Rumignani no. E questo forse. Manca la Allontanato. simpatia. Signor Cialone. Ma io non devo dire niente di Romignani perché a me, per conto mio, ha fatto un buon lavoro, ci ha portato dove ci ha portato. Certo, nelle ultime fasi, diciamo così, di questa battaglia si è dimostrato un pochettino fuori dal suo carattere, o sarà proprio il suo carattere di fare così. Comunque per me, se rimaneva mi faceva piacere, se se ne va, tanti auguri. Signor Benedetto, anche lei è chiamato in causa su questa domanda. Il lavoro di Rumignani è indiscutibile, sotto l'aspetto professionale, mestiere, organizzazione, tutto. Quindi noi dovremmo dire grazie per la vittoria del campionato e dobbiamo dire buona fortuna se va via da Teramo, perché non dobbiamo ricriminare niente, che Rumignani è arrivato a Teramo con la premessa di vincere il campionato, ci è riuscito. Quindi tutte le polemiche che sono venute dopo, a noi come sportivi non ci interessano. Signor Ma anch'io mi associo a quello che hanno detto gli amici. Rumignani ha svolto un ottimo lavoro e poi l'abbiamo visto, voglio ribadire questo, molte volte agli allenamenti proprio vedevamo un allenatore che si impegnava oltre ogni dire, sia con i titolari che con le riserve e con i giovani. Quindi mi sembra dal punto di vista professionale che non sia ottimale la sua prestazione. Se va via ci può dispiacere perché è chiaro, un allenatore che vince un campionato ha dato sempre qualcosa, ha dato qualcosa di più rispetto agli altri anni quando il campionato non è stato vinto. Quel qualcosa in più penso che Rumignani ce l'abbia. Se va via, speriamo di risolvere la questione allenatore con un altro bravo allenatore. Ecco, insomma. Secondo lei perché Rumignani, come si diceva prima, non ha legato con i tifosi o con buona parte dei tifosi? Ma sa, io adesso non lo conosco a fondo, con Rumignano ho parlato così qualche volta, ecco, bisogna vedere i risvolti dei caratteri, le persone non tutte hanno lo stesso carattere, c'è chi parla di più, chi parla di meno, c'è quello che fa la battuta, quello che invece non la fa, chi vede il lavoro in un modo particolare e chi lo vede in un altro, quindi bisogna accettare anche il carattere degli altri, altrimenti non si andrà mai d'accordo, ecco, quindi bisogna accettare il carattere rumignano, se i tifosi non hanno legato, però bisogna pensare che lui sta svolgendo un lavoro di allenatore per poter vincere un campionato, quindi bisogna dare atto e rispetto di quello che ha fatto per la squadra, ecco, per la società. Signor Gaetano. Per me io non lo contesto Rumignani, per me è stato un bravissimo allenatore. Personalmente mi dispiace che lui va via, però se lui dice che vuole andare via, noi non gli possiamo dire niente. Anche lei la stessa domanda, come mai non ha legato con buona parte dei tifosi? Questo io non lo so, sarà il suo carattere, forse non lo so. Signor Nardi. Rumignani ha dato dimostrazione di grande professionalità. D'altra parte Teramo ha centrato un obiettivo che ci sfuggiva da 6 anni. Nel programma della società mi sembra che era il contratto biennale proprio per dar modo in questi 2 anni di creare le premesse per una promozione in C1. Ci è riuscito al primo anno, dunque bisogna dire bravo Rumignani.
con l'ambiente che non abbia legato, è il carattere dell'allenatore, della persona, perché pure 2 anni fa si diceva che non legava con i giornalisti, non legava con i cronisti, con le televisioni, è la persona, ognuno ha un carattere, però si è dimostrata una persona seria, di conseguenza bisogna essergli grato di quello che ha fatto per noi, augurandogli buona fortuna, se non dovesse rimanere fra noi. Se rimane fra noi speriamo che possa proseguire in questo buon lavoro. Quanto perderebbe eventualmente il Teramo in un campionato di C1 con l'assenza di Romignani? Di perdita non si può dire, perché può darsi che venendo un altro allenatore abbia altre caratteristiche, altre cose, possa far meglio, oppure possa capitare un allenatore che possa far peggio, insomma. Certo lui ha creato un grande spogliatoio, compattezza fra i giocatori, insomma, tutti amici, tutti fratelli, diciamo. Ma non credo che ci possa essere traumatico, no? L'allontanamento di un allenatore, perché allora le squadre di calcio dovrebbero fermare. L'Inse doveva essere ancora ferma Herrera e la Roma al Lido. Cosa direbbe il tifoso in questo momento al presidente De Berardis in vista di un campionato l'anno prossimo abbastanza gravoso economicamente e a quanto pare senza aiuti esterni? Lui ha un grande carattere anche De Berardis, grande capacità. È molto tenace e io penso che lui seguiti com'è nel passato, perché quando ci siamo trovati in questa fase della stagione, De Berardis giustamente mette le mani avanti perché vuole un aiuto. È una provincia come Terma, città come Terma, credo che ci possa essere gente che lo possa aiutare. Speriamo che vengano fuori dei conduttori di gestione, ecco, per fare una gestione, un campionato di C1 per provare. Che io penso che non sia così difficile, insomma, se c'è gente a Teramo, c'è gente che ha soldi, no? Se vogliono bene alla città, noi come sportivo possiamo dare quell'aiuto, è morale e finanziario pure, che noi non ci limitiamo soltanto all'abbonamento, diamo una mano nel tifo, organizziamo le trasferte, andiamo dietro pure noi e paghiamo di tasca nostra, non è che noi consigliere andiamo con la squadra e noi non paghiamo, i sportivi pagano, noi paghiamo regolarmente, siamo i primi a pagare. Non ci siamo mai tirati indietro con i fumogeni, con l'organizzazione. Perciò lui, che è una persona tenace, pensa che adesso in questo momento è necessario che rimanga al suo posto e che qualcuno si faccia avanti. Perché insomma è una conquista che lo sportivo, il teramano, deve valutare. Perché con la riforma che ci sarà dalla C2 a tre gironi, in altro anno ci sono 6 retrocessioni. Poi nel campionato a venire la C2 sarà di transizione, di conseguenza saranno soltanto quelle 2 squadre che combattono per la promozione. E le altre che invece non essendoci retrocessione, è un campionato si figura. Se lei si mette a centro classifica, se c'è una squadra buona ha fallito l'operazione della vittoria finale, si ritrova a centro classifica, pieni di debiti naturalmente con i giocatori professionisti, quando altre squadre che non avranno queste possibilità, a un dato momento schiereranno i giovani, le berrette, che tanti dicono a noi che ce ne importa per 3 anni, facciamo la C2 senza andare incontro a un onere superiore a quello previsto. Quindi difficoltà senz'altro enormi. Quale potrebbe essere allora l'appello per De Berardis o l'appello alla cittadinanza intera per venire incontro alla situazione del Teramo? L'appello della cittadinanza. Chi dovrebbe farsi sotto secondo lei? Beh, io questo non lo so, ma ce ne sono parecchi, come ha detto il cancelliere Nardi. Sono parecchi a Teramo che c'è la possibilità di avvicinarsi alla società, ma purtroppo non si sa perché non ci vanno. Signor Natali, un'ultima considerazione su quella che è la situazione del campo sportivo. Se ne è più parlato, abbiamo rivoltato la frittella in lungo e in largo, però sembra che questi lavori siano lontani dal poter essere messi in atto. Qual è il parere della tifoseria ufficiale? Il parere è che questa mattina proprio il sindaco ha convocato il club biancorosso per una puntualizzazione su come stanno le cose. Posso dire a nome di tutti, perché è stata una riunione ufficiale, ci ha illustrato il punto della situazione, che dal punto di vista burocratico abbiamo capito che si è sbloccato in buona parte. È chiaro che i tempi saranno abbastanza lunghi per realizzare le opere che si vogliono realizzare. Ad ogni modo un'assicurazione è stata data, che i lavori inizieranno prima di quando si era preventivato, con dati di fatto, con delibere e con assicurazioni. Ci è stato illustrato dall'ingegner Castellucci tutto il progetto di ampliamento dello stato, cioè tutti i lavori che saranno effettuati. Per noi tifosi, puntando su uno stadio al centro storico, come è stata la posizione dell'amministrazione,
possiamo, per quei lavori che si faranno, possiamo essere soddisfatti con questo stadio qui in città. È chiaro, qualche sacrificio si dovrà fare per quanto riguarda i posti, i lavori, cioè avere delle parti inagibili, perché ho capito questo, che all'inizio delle attività sportive, cioè delle partite ufficiali, non sarà tutto pronto. Comunque possiamo anche accontentarci se questi lavori saranno fatti nel migliore dei modi. Cosa volevo, mi volevo riferire alla domanda che hai fatto precedentemente, ma gli sportivi dovrebbero aderire con degli abbonamenti? Se la società comunicherà ufficialmente l'inizio della stagione abbonamenti, dovremo, chiaro, noi ci faremo parte proprio solerte nel reperire, nel trovare persone che vogliono abbonarsi, perché molti abbonamenti significa una società più forte, significa molti tifosi vicini. Ma per quanto riguarda gli abbonamenti, poi se parliamo degli operatori economici, come, ma sembra un po' strano che una città come Teramo, una C1, dove siamo una terza, nella terza serie nazionale, dove lo sport è un fatto sociale, non si riesca a reperire persone che aiutino una società di calcio, che poi è l'espressione della città. Questo è il dubbio che viene sempre. Benedetto, quattro nomi si fanno intorno alla successione di Romignani alla guida della squadra. Tra questi quattro, e possiamo farli anche, Russo, Fantini, Volpi e Iaconi, chi preferiresti? Ah, io non faccio mai pronostici sugli allenatori. Quando arriverà il nuovo allenatore sarà sempre un amico per noi, perché noi li trattiamo tutti bene. Io voglio ritornare un po' sull'andamento del presidente della Teramo Calcio. Io mi auguro che Ercolini rimanga sempre in piedi. Questo è uno slogan che noi magari portiamo avanti. Perché? Dico solamente questo, che il presidente attuale ha due volti. Un volto da parte dell'interesse, che purtroppo li deve curare e che pesa certamente sulla personalità di una persona che affronta certi rischi. E l'altro volto è quello di tifoso, che io rimango sempre quell'immagine che con la partita di Esi ha dimostrato di essere un grosso presidente. Quindi quell'immagine che durante anche un pareggio in casa con gli Esi, con tutta la squadra, che ha portato in trionfo un grosso presidente, e ha voluto ringraziare quel pubblico degno di quella partita, quel pubblico era degno della C1, quel pubblico che ha ripagato con l'attaccamento tanto alla squadra, tanto al presidente e tanto alla città di Teramo. Non ho però quel pubblico di ieri, questo mettiamo ben chiaro, è una parentesi che forse dobbiamo chiudere sempre, da dimenticare, un episodio che magari è stato solamente un sogno è stata la promozione in C1 e un sogno la bruttura di ieri. Io dico un appello come vero sportivo, come vero tifoso, che noi siamo capaci di ritornare come sempre, uniti, di affiancare il presidente che è stato per tanto tempo vicino a noi e sarà certamente, non si tirerà indietro durante il prossimo impegno nel futuro per avere una C1 a terra. Ancora, il presidente può essere aiutato e come, secondo me, Sergio Lone? Beh, il presidente deve essere aiutato, diciamo così, da altre persone che hanno la possibilità finanziaria di poterlo aiutare. Noi a nostra volta facciamo il nostro dovere, quello cioè di andare giù al campo, pagare regolarmente e non fare i portoghesi come ne fanno tanti. L'unica cosa che io posso recriminare al presidente è quello cioè di stare attento con i biglietti gratis da dare alle persone, che poi queste persone non solo non ci vanno, ma ci fanno andare altre persone che al quale poi dicono male, anche se entrano a grazia. Ecco, questo è tutto che voglio dire. Signor Camillo, forse è soltanto la piaga dei portoghesi a minacciare le sorti della Teramo Calcio. Quella solamente. Qua ci vogliono operatori economici che entrino in sede. Non so perché, per qual motivo non affiancano sto presidente che abbiamo noi, ma lui da solo che cosa può fare? Bisogna invogliare gli operatori economici, che ce ne sono a Teramo, gente che possono affiancarlo e dargli una mano per il proseguo del campionato. Sor Mario, anche a lei può essere aiutato Ercole De Berardis e come? Come no, può sempre aiutare, è sempre operatore economico, anche dai tifosi, fare l'abbonamento subito, un aiutamento c'è.
Tra i quattro nomi che si chiamano sostituire Rumignani, o meglio quelli che si ipotizzano, tra Russo, Volpi, Iaconi e Fantini, chi preferireste? Maurizio Bruno preferisco, giugno di quattro questo. Perché proprio Bruno? Perché Bruno a quattro anni l'ha fatto bene, ha conseguito un terzo posto, è ambientato in C1 e due salvezze, e mi conseguito quattro anni di lavoro. Potrebbe mantenere quindi un campionato C1 degno? Come no, sempre. Un uomo questo serio e lavoratore.